Salve a tutti, siamo la 48H Games e prima di iniziare vorrei ringraziare Ivan, Studio Evil e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, perché da parte mia e da parte del mio team è stata un'esperienza unica. Abbiamo condiviso molte informazioni estremamente utili senza il quale non avremmo potuto né continuare né avere una sola speranza di buttarci in questo mondo, e quindi vi ringrazio molto. E prima di iniziare a parlare dei nostri progetti, mi farebbe piacere parlare un po' della nostra storia, come siamo nati, come ci siamo evoluti e tutto il resto. La nostra storia può essere descritta in tre fasi principali. La prima fase, la nascita, come abbiamo iniziato. Inizialmente eravamo quattro studenti universitari, tutti belli sfasati. E niente, è iniziato tutto per hobby, non per un lavoro, lo facciamo così per divertimento. E studiando amatorialmente da soli, un giorno ci venne la folle idea di creare un concept game in 48 ore, e da qui deriva anche il nostro nome, da cui è venuta fuori una umile demo che però è stata un'ottima esperienza e ci siamo veramente divertiti. Da questo punto si aggiunse una persona e decidemmo anche di partecipare alla Indie Speedrun del 2012. Partecipammo per ben due volte e da qui vennero fuori due progetti, Strings e Idol Hunter. Strings era il primo gioco fatto in assoluto che abbiamo anche pubblicato su internet, e era un semplice platform con la grafica, come potete notare, molto, molto, molto rudimentale. E Idol Hunter invece è un puzzle game che ha vinto anche il Best Game Award all'Indie Speedrun, e a noi ha fatto veramente, veramente tanto piacere. E da qui ci siamo detti: ragazzi, che dobbiamo fare? Continuiamo oppure lasciamo perdere? E abbiamo deciso di continuare. E la terza fase, difatti, è il momento attuale. Adesso il nostro team si è espanso e siamo in otto, e stiamo portando avanti due progetti. Abbiamo iniziato a lavorare seriamente da non più di un mese e mezzo, lavoriamo full time. Il main project è Idol Hunter e un side project Avoid. Prima di andare avanti vorrei puntualizzare che tutti e due i progetti sono dei prototipi, c'è molto da lavorare. Gli strumenti di sviluppo che utilizziamo sono Unity e Blender, e le nostre piattaforme target sono praticamente tutte quelle disponibili senza Linux, che più avanti si potrebbe anche considerare di utilizzarla come piattaforma. E iniziamo con Idol Hunter, vi facciamo vedere il trailer e oh. Questo è Idol Hunter, è un puzzle game e l'ambientazione vuole rimanere cupa e misteriosa.
E il concept del gioco è abbastanza semplice, è un gioco a livelli dove il giocatore si impersonerà un archeologo. Quest'archeologo deve esplorare i vari templi per andare in cerca a determinati artefatti che servono per sventare una minaccia che incombe sulla terra. E la minaccia è questa: c'è un dio che si chiama Gokaliatus, che è stato dimenticato da praticamente tutti. È stato sigillato sulla terra e la profezia dice che durante una guerra che coinvolgerà tutto il mondo, Gokaliatus si risveglierà e rinizierà il suo regno nel mondo. Il giocatore ha il compito di trovare questi artefatti per sventare questa minaccia. Per il gameplay è abbastanza semplice, ci si muove con le frecce e in basso a sinistra, in basso a destra ci sono le frecce di rotazione per lo schermo. Abbiamo scelto di fare questa scelta tecnica del movimento a blocchi inizialmente perché è nato a blocchi per la facilità ovviamente tecnica e anche perché il nostro obiettivo iniziale era quello di tablet, quindi abbiamo pensato che forse per un gioco del genere il movimento a blocchi sarebbe stato quello più azzeccato. Il giocatore ha a disposizione un inventario in alto che viene già a tendina dove ci sono i vari oggetti, si selezionano e vengono messi nel riquadro dell'item corrente. Se si riclicca un'altra volta nell'oggetto sull'inventario viene fuori l'esamina, ecco. Tappando nel riquadro in alto a sinistra l'oggetto viene deselezionato. Semplicemente il giocatore interagisce con gli oggetti cliccandoli a schermo e la cosa innovativa, penso, di questo gioco è il fatto che abbiamo introdotto un libretto e il libretto serve al giocatore per annotare i vari indizi che trova in tutto il gioco. Il suo scopo è quello di annotare appunto questi indizi per poi arrivare a fine livello e rileggere i suoi indizi e capire come concludere il livello nella maniera corretta. E il diario, come mi dice il mio collega, dice ricordati che è cross level, ossia nei vari livelli avrete sempre a disposizione dei vari indizi trovati negli altri livelli. Questo come gioco non è un semplice puzzle game, bisogna sempre stare attenti dove si mette i piedi perché c'è sempre l'occasione di finire in una bella trappolona e morire secchi o impalati o martellati o in altri modi. Lo stile del gameplay abbiamo pensato principalmente a due stili. Uno, questo qui che vedete, che dove alla fine per risolvere il livello ci sarà un enigma finale. E l'altro è un livello a tempo, dove è molto lineare come livello, c'è una barra del tempo che indica il tempo che dovete impiegare per finirlo e semplicemente questi livelli sono pieni di insidie e dovete dare sempre un occhio a cosa state facendo, se no vi ritrovate sempre a try and try. Niente, penso che per Hero Hunter abbiamo detto tutto. Se volete fare qualche domanda su Idol Hunter potete far pure, se no le domande facciamo anche noi. Sì. Saranno dei mostri? No, i mostri non sono stati pensati e credo che non ci li metteremo. Punteremo più che altro a tenere il giocatore sempre sulle spine. Il gioco deve trasmettere una serie. Stile angoscia, il giocatore deve essere quasi angosciato. Puzzle principalmente, poi le trappole ce ne saranno, però principalmente puzzle. E va bene, se non ci sono altre domande andiamo con il secondo progetto. Questo è un prototipo che è stato sviluppato in 2 settimane e mezzo, non di più. Quindi sappiamo che la grafica è molto rudimentale, ci sarà da fare un bel lavoro sulla grafica. Vai col treno.
mover. Bene, questo è Avoid. Il gioco è molto autoesplicativo, è un arcade endless il cui principale scopo è fare più punti possibili. L'idea del gameplay è abbastanza semplice. Si corre, si schivano ostacoli e si prendono dei bonus. I bonus sono dei riquadri azzurri che aumentano il moltiplicatore che si vede in alto, lo so, è piccolino ma ci stiamo lavorando. Poi ci sono quei fari che adesso ha appena mancato, che fanno scendere tutti i blocchi rossi su schermo, rendendo il passaggio molto più facile, diciamo. Gli ostacoli sono quei cerchi azzurri e i missilotti. I cerchi azzurri si muovono in maniera fissa, i missili, quando sei nella sua linea, partono. Poi ci sarà una modalità che è questa, che quando solo per persone che ci sanno fare, arrivati a un determinato punto, il gioco inizierà a splashare, diciamo, a ritmo di musica. Adesso qui la musica non c'è, ma è a ritmo di musica. E come abbiamo idea di continuare a sviluppare questo gioco? Innanzitutto vorremmo puntare quasi subito alla pubblicazione, però prima vorremmo fare un restyle grafico e aggiungere magari una modalità più facile per coloro che dicono che è un po' troppo complicato. E poi vogliamo implementare il multiplayer, dobbiamo ancora studiarci bene come farlo, se farlo cross platform su tutte le piattaforme oppure solo su iOS con Game Center e Android con un server nostro dedicato, o non sappiamo ancora in che maniera. L'idea principale è che si possono fare sfide uno contro uno connettendosi anche tramite Facebook, oppure tornei a più persone dove le partite vengono svolte in maniera sincrona e quindi ogni persona è libera di giocare quando vuole. Adesso al momento i punteggi sono supportati sul nostro server che abbiamo sul sito e penso che questo è quanto. Sì, mi dicono di precisare che l'impronta del gioco è più sul multiplayer che sul single player, ovviamente. E basta, abbiamo concluso. Vi ringrazio mille per l'attenzione.